Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi voglio fare un video un po' criticone, nel senso che tra i tanti commenti che io ricevo sul mio canale, ritengo che alcuni facciano impressione, cioè siano degli abomini, siano al di fuori di ogni ragionevolezza, e oggi ve ne voglio proporre uno. Quindi si stava parlando di un particolare infortunio che si presenta in corrispondenza dei movimenti di trazione. Quello che è stato scritto da un utente è stato che facendo delle trazioni mi è venuto fuori dolore al gomito. Un altro gli ha risposto: non preoccuparti, è perfettamente normale. Allora, non è normale che facendo certi movimenti si abbia dolore da qualche parte. Il dolore è sempre un sintomo, ok? Quindi è solamente la fase finale dell'infiammazione. Quindi logicamente significa che già prima c'era un affaticamento e voi non avete fatto altro che andare a calpestare e a buttare benzina sul fuoco volta dopo volta. Quindi ricordatevi che nel contesto dell'attività agonistica, quando vi allenate 6-7 ore al giorno, ogni tanto ci può stare andare ad avere fastidio perché c'è uno stress articolare che è veramente molto importante. Ma se voi vi allenate in modo ricreativo, se vi allenate quell'oretta e mezza al giorno, non c'è nessun motivo per andare ad andare a eseguire certi movimenti, certe didattiche ed avere fastidio da qualche parte, tantomeno andando ad eseguire delle semplici trazioni. Quindi quello che vi dico io è: avere male in certe zone, in certi movimenti, non è normale. Ok? È una cosa che andrebbe evitata e la si può evitare solamente con un allenamento intelligente. Ok, quindi chiusa questa parentesi, spero che questi commenti si riducano a zero perché fanno veramente, veramente ridere. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento.